È di Yang Zhongwei, il cinese di 34 anni, broker abusivo, scomparso dallo scorso 26 aprile, il cadavere ritrovato nei boschi alle Sacche il 10 giugno. Lo ha detto l'esame del DNA. L'esito dell'accertamento dunque non ha riservato nessuna sorpresa. I carabinieri hanno ipotizzato fin dal primo momento che il corpo reso irriconoscibile dai giorni trascorsi tra l'abbandono e il ritrovamento fosse proprio quello del 34enne, che il giorno della sparizione aveva fatto le ultime telefonate alla madre e a uno zio chiedendo la disponibilità di 300.000 euro e facendo intuire di essere nei guai. In carcere è finito un connazionale della vittima, Dong Jiwei, 30 anni. Sul suo conto si allunga l'ombra dell'accusa di omicidio accanto a quella di sequestro di persona. Contro di lui c'è la traccia registrata dal GPS installato sulla sua auto, che corrisponde alla zona dell'ultima cella telefonica agganciata dal cellulare della vittima, Le Sacca, la stessa dove è stato ritrovato il cadavere. L'inchiesta, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Firenze, affidata al comando provinciale dei carabinieri di Prato, punta sul movente economico. Zhongwei, residente a Milano ma domiciliato a Prato, maneggiava i soldi dei connazionali che si rivolgevano a lui per il cambio valuta e per il trasferimento di somme all'estero. Non è escluso che il 34enne possa aver commesso uno sgarro, aver trattenuto dei soldi oppure essersi rifiutato di entrare in affari con qualcuno. Fino a oggi le indagini hanno portato alla luce solo un punto scuro: la vittima nei mesi passati aveva avuto contatti con un cinese poi finito in carcere nell'ambito di un'inchiesta su sequestri di persona in Emilia. Nell'inchiesta ci sono altri 3 indagati, anche loro cinesi, accusati di sequestro di persona. Per loro non sono state disposte misure cautelari.